Buonasera, saluto tutti. È il giovedì 17 febbraio 2015, la prima conferenza che facciamo in italiano sull'arte intuitiva come strumento di sviluppo individuale. Si può guardare in tutto il mondo, tutti possono partecipare, tutti possono scrivere nello Skype, fare nel chat, fare domande. Quindi abbiamo una serie di docenti che hanno fatto esperienze nel campo dell'arte, come aiutarsi. L'arte non è qualcosa di vabbè, facciamola, ma è qualcosa di fantastico per aiutarsi, per esprimersi, per guarirsi, per scoprire nuovi mondi, per fare avventure. E questa conferenza, l'abbiamo organizzata insieme a Marina Giannotti, insieme a Lori Marinelli. E adesso siamo collegati tramite Skype, che è semplice e facile, con Marina Giannotti, e che quindi adesso vi faccio vedere. Ecco, adesso ci vedono tutti e due. Ciao Marina, ti saluto Marina. Ciao, ciao a tutti. Bene, ti ringrazio del tuo contributo. Qui impareremo oggi qualcosa da te, dagli altri docenti, dai telespettatori che con la loro attenzione ci daranno attenzione, quindi ci daranno energia. E quindi passiamo questa bella serata imparando, vedendo cosa hai fatto tu, cosa ha fatto lei. Abbiamo già fatto un'intervista, una pre-intervista a Kendra, perché eravamo insicuri se la sua connessione fosse. Ecco, magari se ti presenti tu, il tuo approccio con l'arte, un po' le tue motivazioni, questa tua magia che sei riuscita a toccare, così, a recepire per il tuo sviluppo Sì, individuale, sì. è capitato per caso, come tutte le cose, diciamo, che arrivano dallo spirito, diciamo così, nel senso che è stato un periodo abbastanza tribolato della mia vita e ho preso questa macchina fotografica tra le mani. Ho cominciato a scattare delle cose che probabilmente mi rappresentavano. All'inizio non pensavo, però dopo ho capito che mi rappresentavano e che mi aiutavano nel farle. Ovviamente come formazione, avendo fatto una scuola, avendo fatto un liceo, ho fatto 5 anni di storia dell'arte, ovviamente ho studiato l'arte, ho studiato anche la filosofia. Per cui ho visto quanto, appunto, per esempio, prendendo lo spunto dei greci, l'arte, no, venisse utilizzata anche come strumento di benessere, di terapia. Non lo so, magari questa cosa era insita in me, magari aveva lavorato negli anni. Quando è successo che ho fatto queste fotografie, ho vinto dei concorsi, comunque hanno capito, hanno recepito delle necessità che le fotografie parlavano di me, mi sono accorta che appunto il messaggio arrivava e anche io stavo meglio, avevo intrapreso una strada, ecco. E poi a mia volta mi sono capitate delle occasioni, delle persone che mi hanno chiesto di essere fotografate o di fare dei lavori per loro, parlando, perché io ho sempre un approccio più, come posso dire, personale quando vado, anche quando sono, quando faccio una cosa professionale, ho sempre un approccio più personale, no? Anima, anima, insomma, prima ancora di fare il lavoro. Per cui le persone si aprivano, parlavano di loro e quando era il momento di fotografarle uscivano degli aspetti veramente interessanti. E che sviluppava nel loro del benessere, un sostegno, ecco. Quindi hai prestato i tuoi occhi per vedere, cioè spesso i nostri occhi vedono un po' quello a cui siamo abituati, no? Quindi col tuo aiuto magari riusciamo a percepire cose, a vedere cose che non avremmo visto col nostro modo usuale di guardare, no? Sì, esatto, cioè molte volte noi abbiamo dei pregiudizi, no? Noi stessi ci creiamo dei pregiudizi proprio verso la nostra persona.││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 
ci vediamo brutte. Già la prima cosa che succede quando devi fotografare qualcuno, dicono no, non mi fotografare, vengo male, sono brutta, vengo male. Abbiamo questi pregiudizi su di noi, perché appunto ci sono un po' degli sbilanciamenti proprio in noi stessi, no? Che non ci fanno veramente capire quanto magari, quanta bellezza può uscire fuori, anche perché è una cosa soggettiva, quanta potenza, quanta energia. E poi invece quando rivedevano le immagini dicevano, oh, mamma mia, ma io sono questa, ma io, ma non pensavo. Ed è bellissimo vedere proprio lo stupore, no? Oppure anche il sorriso di felicità che si sprigiona quando le rivedono e dicono, no, ma tu hai cambiato un po', ma io non sono. E allora invece è proprio differente perché sicuramente diciamo il fotografo agisce diciamo non a livello tecnico ma agisce proprio a livello spirituale, no? È l'artista diciamo così che riesce a acchiappare una parte che è una bellezza interiore, qualcosa che va oltre lo schema, no? Lo standard di bellezza eccetera. Ma già un bel sorriso, degli occhi brillanti, anche un taglio particolare, la persona dice, ma mamma mia, non sono io, non mi ci rivedo, ma mi vedo un'altra, cioè mi vedo più bella. E soprattutto le donne hanno questo modo di approcciarsi alla fotografia. Molte donne sono veramente insicure, io lavoro molto con le donne quando faccio dei lavori fotografici, oppure mi chiamano anche loro. Ho fatto anche dei lavori con persone che avevano subito violenza, persone che erano state torturate, persone che si sono esposte, si sono fatte fotografare, l'hanno voluto fortemente e poi ovviamente hanno pianto e hanno sciolto quei nodi, quel dolore profondo che viveva, conviveva con loro da anni. Quindi non hai quindi lo usi appunto per anche per consulenza. Guardati chi Sì, sei invece. Quindi esatto. non La usi. scoperta di sé iniziando dal di fuori, no? Ma poi la fotografia, essendo molto proiettiva, quindi comunque colpisce, perché si parte da una parte estetica o una parte, come posso dire, esteriore, ma poi piano piano si va a percepire qualcosa di più profondo. Quindi tu sei il Photoshop dell'anima. Beh, Photoshop è la camera chiara, così chiamata, cioè nel senso che sì, è la parte diciamo finale della creazione di un'immagine, come una volta era la camera oscura, no? Adesso c'è il Photoshop per il digitale. Sì, però ecco, quando la persona si rilassa e diventa un po' più tranquilla, non pone, ecco, lei stessa delle barriere, allora ecco che fluisce, qualcosa esce fuori e si può lavorare, lei stessa lavora, cioè io alla fine sono solo un mezzo come la macchina fotografica, no? Magari dopo, quando si vede, rivede la fotografia o si parla della fotografia, lì posso aiutare con delle tecniche, posso stimolare all'andare più in introspezione, andare più in profondità. Altrimenti, comunque, la persona ha già il fatto di toccare un'immagine e di guardarsi, comunque percepisce proprio qualcosa di più di se stesso. Ma come fai? Aspetti il momento giusto o la tua presenza li fa rilasciare o le domande che fai? Cioè, in fondo, chiaro, alcuni momenti siamo un po' tesi, altri momenti siamo rilasciati. Come agisci? Allora, intanto sempre dipende dall'approccio, no? Cioè l'approccio dove la persona mi chiede di fare questa cosa, quindi già ci mette l'intenzione e quindi già è un passo avanti. Altre volte partono magari con un progetto che può essere prettamente un book fotografico estetico da mostrare agli amici, e invece io ho un primo approccio dove devo conoscere prima di fotografare la persona, nel senso che usciamo, andiamo a passeggiare, parliamo delle nostre vite un pochino, ci conosciamo,
Quando la persona la sento pronta, si sente anche pronta e si vede, perché io comincio a fare così degli scatti, lei magari non ha più quelle tensioni, oppure mi metto così, mi metto così. A me non piace molto la posa, cioè nel senso che ci sono proprio degli aspetti delle persone che quando non pensano più all'obiettivo che hanno davanti, lasciano fluire appunto. Quindi tutta, diciamo, la strategia iniziale, chiamiamola strategia, ma non lo è, perché è anche un dono questo, perché non tutte le persone mettono a proprio agio le altre persone, no? Quindi ci vuole anche la capacità, che può essere però un dono. Quando la persona è pronta, è lei stessa a chiedermi addirittura: possiamo fare dei nudi? Oppure possiamo, voglio essere fotografata così, in questo punto, in questo posto. E a me va benissimo. Divento davvero come un mezzo. Lascio proprio che loro si abbandonino, giochino anche con se stesse, che magari prima erano molto tese. Pensare che delle persone possano sorridere o giocare addirittura mentre fanno le fotografie, e mentre prima dicevano no, io verrò malissimo, io lo vedrai, vedrai, è già un grande passo avanti. Poi c'è tutta la parte posteriore, diciamo, quella dove si va un po' più in profondità, dove la persona, vedendo l'immagine, ha delle reazioni anche emotive molte volte, no? E lì bisogna essere un po' sensibili, bisogna comunque. Vabbè, io ho anche fatto una scuola di counseling, quindi sono un counselor Ho che capito. appunto lavora sul supporto psicologico, diciamo, no? Da supporto psicologico, e quindi capisco quando è il momento di stare in silenzio, lasciare piangere o lasciare entrare appunto questa emozione. Oppure è il momento di farla uscire l'emozione, quindi magari uno che si frena e non riesce magari a sbloccarsi, e quindi stimolare in questo caso. Poi recentemente sto facendo dei workshop dove insegno proprio delle tecniche, dove si utilizzano le immagini, sia immagini sconosciute, sia immagini proprie, sia immagini dei propri cari, insomma, ci sono vari esercizi. E tramite queste immagini la persona è portata, con appunto semplicissimi esercizi, a una riflessione, e quindi con delle domande anche a far scaturire qualcosa dentro di sé. Bello, senti, fare questo lavoro che vantaggi ti ha dato sia a livello di sicurezza, a livello di salute? E poi la domanda solita, si parla tantissimo di burnout. Quando hai fatto questo lavoro, sei stanca o sei contenta o hai imparato qualcosa dalle persone? Cioè, cosa succede mentre lavori? Sì, allora, mentre lavoro io avverto una sorta di, come posso dire, di eccitazione, cioè di tremore, di energia che si sprigiona. Molte volte proprio le mani bollenti, sono proprio molto. Non è un'agitazione vera e propria, è proprio un'agitazione interiore, qualcosa che sta smuovendo qualcosa. Poi invece, sì, quando finisco molte volte sono molto stanca, vado anche a dormire, devo dormire, mi sento di aver, che devo recuperare qualcosa, delle energie. Le persone invece no, sono cariche, le persone sono molto cariche, sono anche presenti, sono a loro stesse, cambiano proprio modo. Se si potesse vedere l'aura, cioè persone che lo vedono, io penso che la loro aura si allarghi o si estenda o si rinforzi, ecco. Poi sappiamo bene che tra persone c'è uno scambio di energie, siamo corpi, insomma, chimici, abbiamo delle reazioni chimiche, per cui cioè, questo succede. A me succede questo spesso, soprattutto dipende anche dall'entità, diciamo, del dolore o della prestazione della persona. Posso essere più o meno stanca o più o meno, non è che tutte le volte mi capita. Certamente quando vedo che l'altro vuole molto, io ho questa euforia, questa agitazione, quello sì. Quindi questo eccitarsi significa che poi normalmente la circolazione del sangue, tutti i tipi di circolazione
si mettono in movimento, viene più ossigeno al corpo, cioè la stanchezza poi magari c'è perché se qualcosa si è Ma la rinnovato, stanchezza, sì. sì, esatto, si rinnova, cioè è una stanchezza momentanea. Tranquillamente passa con una dormita, non c'è nulla che si ripre, cioè che mi porto dietro o cose del genere, assolutamente no. Anzi, dopo sto anche meglio, sto anche bene. E poi comunque, come posso dire, ma c'era un'altra domanda che mi avevi chiesto, aspetta, volevi sapere cosa succede prima, dopo. Ah, la malattia, la malattia. Ah, in alcuni casi delle persone sono state meglio, avendo delle patologie, delle malattie, sì, sono state meglio, mi hanno chiamato, mi hanno detto, ma sai che mi hai fatto un miracolo, ho compiuto un miracolo nella mia vita. E io ho detto, ma non l'ho fatto apposta, l'hai fatto tu Scusa. questo miracolo, l'hai fatto tu. Perché comunque diciamo che siamo un po' come le micce, no? Cioè, noi accendiamo questa miccia, ma poi la detonazione la fanno loro, cioè la fa chi veramente col cuore si apre e lavora. Chiaro. L'arte è uno stimolatore proprio di questo. Io ci credo molto nell'arte. A me mi ha fatto tanto bene, insomma, utilizzare questi approcci, utilizzare questo tipo di fotografia. Non credo, cioè, faccio ogni tanto dei check-up, non uso mai medicine, quasi mai. Io per adesso sto bene e quindi anche le problematiche che possono essere relative al lavoro, ai soldi, a queste cose, passano un po' in secondo piano, nel senso che ti senti così piena di altro che comincia a fluire diversamente. Ecco. Quindi, se parliamo di lavoro, cioè seguire questa propria vocazione, significa anche fare qualcosa di buono per sé, cioè è possibile lavorare ed essere contenti e Esatto. autoguarirsi in questo. Va bene. Sì, faremo le altre interviste diverse, si sono autoguariti, così hanno guarito cose, tanto le vedremo poi nel corso del giorno. Bene, per chi non dice io non so come fare, che consiglio dai, puoi dare? Non so come fare Ad nel senso di aiutarmi, come. cioè che consiglio mi dai? Ho questo problema con l'arte, che consiglio mi dai? Allora, intanto consiglio di un attimo soffermarsi su quelle che possono essere, diciamo, le attitudini, no? Nel senso che un po' tu chiami, ma è anche lei che ti chiama, cioè deve esserci un incontro a metà strada, cioè uno può anche provare a dire va bene dipingo, va bene fotografo, va bene recito, va bene. Io non credo che ci siano arti preferenziali e arti un po' inferiori, cioè non esiste secondo me. Ognuno fa la sua strada, percorre la sua strada e dove è più recettivo, io consiglio appunto di ascoltarsi molto, perché potrebbe anche essere che inizi in una maniera, ma poi ti senti molto più attento all'altro. E comunque lo senti, lo avverti quando è la tua. Perché appunto succedono delle cose un po' miracolose, succedono delle cose inaspettate, sei tu il primo a stupirti e allora dici no, è così, cioè seguo perché mi sento meglio, perché comunque lo avverti su te stesso, no? Il cambiamento. Quindi il miracolo vero è quello che ognuno regala a se stesso. È un passo che si fa, Esatto, quelli sono i veri miracoli. Benissimo. è proprio così. Grazie, bellissimo, sono passati 20 minuti come in un È respiro. vero, Le cose come... interessanti. Grazie. Bene, ti ringrazio e poi se avrai delle domande da fare anche agli altri, scrivilo nel chat così continuiamo a seguire. Grazie, Davvero, Marina. grazie. È stato anche interessante come iniziativa, veramente. Infatti l'ho supportata perché secondo me è una bellissima cosa. Bravo e grazie ancora. Sì, appunto, perché tanta gente penso non sa quanto è possibile aiutarsi, no? E quindi l'arte canta che ti passa. È il Sì,
Ma avrei tante altre cose da dirvi, ma ce ne sono tantissimi di episodi, anche di amici che aiuto, pur non fotografandoli, magari stimolandoli a trovare qualcosa. Il prossimo forse verrà anche in intervista la prossima volta, che è un mio caro amico che ha passato un periodo molto di sofferenza, ora sta scrivendo canzoni, sta su YouTube, eccezionale, e l'ho stimolato moltissimo. Ecco, canta che ti passa. Ecco, quindi sì, Va bene. faremo una prossima. Quindi lo scopo un po' di questi incontri è questo di rafforzare questo campo, dare fiducia alla gente e dire guarda, la stessa cosa ha detto anche Kendra, fai uno stop, entra il momento in te stesso e questo è il metodo più facile dove ognuno può aiutarsi, può capire che tipo di arte ti va bene. Grazie mille, ci vediamo. Grazie Marina. Arrivederci, sì, Ciao. ciao, grazie a te, ciao, ciao. Ciao. Bene, ci sono sempre 10 minuti di pausa per chi, in modo che si possa seguire tutto. Ho messo il link nel calendario in modo che possiate vedere quali sono i prossimi interventi. Quindi a tra poco, ci vediamo. Ciao.